Dopo Luiz e dopo Kaga, anzi, facciamo, dopo Luiz e dopo Gagarin, tocca a Ria Scheremori. Rias è la principale protagonista femminile della serie High School DxD, che tutti conosciamo, c'è perché un motivo, c'è perché un altro, ma tutti la conosciamo. Rias è una studente dell'Accademia Kuo, almeno spero si pronunci così, spero si pronunci così, ed è l'idolo numero uno della scuola. È la presidentessa del club di ricerca dell'occulto ed è l'erede di una delle famiglie più famose e potenti, ovvero la famiglia Gremory. Rias ha i capelli lunghi di color cremesi che arrivano fino alle ginocchia, ha gli occhi blu, che certe volte diventano verdi, quindi non si capisce tanto, ed è una ragazza molto protettiva e di buon cuore. Però se tu li vai ad insultare uno della famiglia o uno del club, te le prendi, cioè te le suona. Stai sicuro che te le suona. Inoltre, Rias ha dei soprannomi, ad esempio principessa della rovina dai capelli cremesi, principessa della distruzione o principessa interruttore. E la terza non voglio commentarla. E queste sono tutte cose che su Rias si sapevano già, quindi non c'è nulla di nuovo. Quello che non si sapeva è che Rias Gremory non doveva far parte del manga, ovvero di quest'opera. Mi spiego. Rias non era pianificata nella serie. Inoltre, quando hanno deciso di inserirla, non doveva essere così. Doveva avere, almeno per quanto riguarda il seno, doveva essere leggermente più grande rispetto alle ragazze giapponesi, quindi non così formosa. Però quando l'illustratore Miyama la disegnò così come la conosciamo noi, deciso di usare quella. E ci credo, tantissimo. Inoltre, Rias è una giapanofile. Questo non è che dici che è una malattia rarissima che crepa. Non è così. Più che altro si intende che Rias ama tutte le cose giapponesi. Infatti ha visitato il Giappone, vuole un... Vuole un matrimonio in stile giapponese e si vuole sposare a Kyoto. Quello che ho scoperto, che sono rimasto un po' che cribbio sta succedendo, è che Rias Gremory, ovvero il nome Rias, deriva da Pokémon Garchomp, che non so se lo conoscete, non so se si pronuncia così, che in giapponese si legge Gavurias. Rias ha paura dei cammelli, ha la patente, però ricordatevi, donna volante, pericolo costante, quindi non fate guidare Rias, che già vi picchia per prima, si guida pure la macchina e peggio ancora. E inoltre è anche una youtuber, perché pubblica recensioni di prodotti, come caspita si chiamano, di prodotti Switch Princess su DaviTube. Voglio fare una video collaborazione, allora Rias... Ascoltami, voglio fare un video collaborazione con te, o tu vieni qua e facciamo un video. Quindi, se vi è piaciuto, come al solito, spoiliate, commentate, quindi e iscrivetevi al nostro video. Ciao ragazzi!